Recca, fai una parlata. Ciao Lupo, come stai? Perfetto. Ciao, tutto bene, grazie. Hello everybody. Allora, introduzione, dire ciao, sono Lupo No, dai, ma di... che? Ciao, sono Lupo, sanno chi No, sono. sono Lupo, sono qua per il mondiale. No, dico come Rogla, è proprio necessario. Introduciti. È proprio necessario. Vabbè, sono Lupo e sono qua per correre il mondiale. Sono Tony e sono qui a fare la mia prima gara mondiale. Sono il Kaiser e sono qui per il mondiale. Ciao, sono Gaffu e sono a Glasgow. Sono Ale Zana e sono qua al mondiale. Sono Marsivelo e sono qui al mondiale di Glasgow. Amatori pannolati. Sono il presidente Carlo Berri e sono qua al mondiale di Glasgow con i miei atleti, con i nostri atleti e con i vostri atleti. Sembra l'inizio di Perché? Di? un video corporate. Sente prima di una partenza così È male perché ci sono importante. quelli dell'Italia che mangiano le pochette. Cazzo, vuoi sentirti anche Ma non fagli le domande, ma che devi fai le domande? Lo dire? sai che dopo devi cancellare. Stimoli. Gaffo, vuoi raccontarci l'aneddoto la Non prima dico gaffe prima di partire ai controlli? Niente, mi hanno fermato perché c'era un sacchetto con 40 pastiglie. Mi hanno chiesto cosa sono queste pastiglie. Sono un bicarbonato, si vuole assaggiare. Mi fa, no, no, ma perché bicarbonato cosa fa? Allora sono stato a spiegargli e ho spiegato tutto Ha fatto un podcast. Inizia così il piano. Stiamo andando. Pronti al decollo. Parte, si plana. Dov'è il Gaffo? Gaffu è dietro perché tanto lui col motore che ha Ci lo accende lui assuota. l'aereo. Ma secondo me Gaffu e Lupo sono ancora seduti là, guarda Sì, lì. però. Follia, Spat Club e nazionale. Atterraggio. Atterraggio un cretino che si è dimenticato di tirare il freno, ottimo. Non male, però non fa freddo, eh. No, si sta bene. Si sta quasi bene. È come in Brianza a ottobre. Come temperatura. Si sì, sta bene. Temperatura si sta bene, si sta potremmo fare bene, una si gran sta bene. corsa. Potremmo fare una gran corsa. Se è così, sì, sai, perfetto. Importante che non i due temi principali della settimana sono colline. E Certo. pecore. Colline e pecore. Colline e pecore tutta settimana. E qua si aprirebbe un mondo. Difatti io lo stavo aprendo, Non diciamo niente. però lui, C'era ho detto, lui. ah, perché c'era lui sono stato zitto, eh. La gamba invernale. Quant'è il tuo picco? 2002. No, non ci credo, già davvero. Assurdo. 2000. Ma veramente, 2002? Ma su 1 o su 10? No, su 10. Ah, io ero lì. Pazzesco, 2002. Azione alla guida inversa. Non è la telecamera che è girata, ragazzi, questa volta. Ti sei riposato un po'? Sì, ho dormito, avrò dormito 8 ore stanotte. Bravo. No, in albergo ho dormito. Sì, no. Dove hai dormito? Folkestone. Si sentivano solo gabbiani, una merda. Però, nel senso, la dai, vabbè, la ma dai mosso tutto. così La prima uscita succede che di abbiamo tutto. fatto, una delle prime che abbiamo fatto insieme, che mi raccontavi del mondiale dell'alpe tedesco, c'erano dei russi che andavano a blocco e io pensavo, vabbè, arriveremo alla salita e si rallenterà. Invece ancora più Ancora più a forte. blocco.
comunque gruppo così da 150-200, no? Salutite sì, che non puoi fare grande differenza. No, ce la fila indiana, ventagli. Prima 19, 20, 10 loro un quarto d'ora, 20 minuti dopo. 300. 280. Voi? Lupo, gruppo... top così. Lupo quanto? 200 la sua categoria. Comunque follia incontrarsi e parlare già di tattica. Ma poi cioè... ma se ti stacchi, sei lì. All'aeroporto parlare già di tattica, no, e di ventagli. In mezzo agli stacchi, allora, Marci, se ti stacchi sei con le pecore. Se io mi stacco, aspetto un quarto d'ora lì in ma qualche no, area di servizio. Becchi il lupo. Il lupo cosa lo aiuto a fare? Cioè... il lupo a gamba, per vincere la categoria. No, portiamo la top 20. Quanto hai fatto? Non ci saranno polemiche. No, non ce l'ho. Ma te, Marco, sai cosa devi fare? Ma la prima salita lo so, dopo quanto? Come al circuito dove era di Treviglio, ma che hai fatto la fagianata. Cioè, sono salita al 3-4%. Bravo, bravo, cioè. Allora, andar via, quando gli altri si domandano perché sta andando. La fagianata. Smetti di domani, se è bruttino. Hanno detto brutto, però migliora alle 3. Dai, speriamo che riusciamo a pedalare, perché se si può pedalare un bel po' è... main actor. Which kind of actor? His name is Lupo, he's like wolf. Okay, the wolf. Italian wolf. Wolf. Italian wolf è bella. McDonald? Ma perché non andiamo a... Prima sera McDonald's. Di merda. Di solito si finiscono da Mac le trasferte. Esatto. Ma in questo caso partono. Land UK. Dobbiamo prenderlo per fare una review di questo double chocolate pie insieme al nostro c'è il cioccolato caldo. Hai preso la vita. Hai preso. No, sì, togli la crema. Ma quella... no, questo si taglia. Lovely to see you. Thank you. Thank you. We hope you have a happy stay, and if you have any questions at all, okay, just shout. Thank you. Okay, thanks for the night. Che cesso c'è? Allora, ha detto questo di notte si spegne. Di giorno che cazzo fa? Spazionato. No, assurdo. No, cos'è? 3 bicchierini al giorno. No, vomito. No, io vomito. Ma in che senso, scusa? Tutto il giorno acceso. È top questo. Cioè, devi mettere dentro la biada nel cesso. Perché? Caghiamo nella paglia. Perché non penso ci sia risciacquo. Oh. No. E questa è l'Inghilterra, benvenuti, viva la Brexit. Ma no, per loro, per noi che ce ne siamo andati, cazzo. L'ambientazione non è male. Sapete perché è bella la Scozia? Perché fa bel tempo. Sole caldo. Sarà tosta. Addirittura da matti, poi con sto tempo qua, vento, piovigina. Non abbiamo fatto un chilometro dritto, piano in piano, è tutto su o giù. Falsi piani qua ti spaccano le gambe. Guardalo lì. Ci aspetta. Se la domanda cosa mi manda al bus. Marci, ti ricordi l'aereo di ieri che Winglet aveva? Confermo il prolungamento alla fine dell'ala sulla tip, sull'estremità. Se ne aveva solo una verso l'alto oppure ne aveva una verso l'alto, una che scendeva. Importante, vorrei sapere se era un Max o un NG. Cosa se... qual è la roba della di te? Ma Max, ma dovevi fare storie tipo dell'aereo, cioè non di quelli lì della pista. Ma che cazzo ce ne c'ava di quelli della pista, del picco? Cioè sono pagati per farlo. L'anti aerodinamica.
L'aerodinamica non serve a un cazzo, ho corso 30 anni senza dire. Lorenzo, sei della divisa. Dopo facciamo lo shooting domani. Con le luci al neon. Beh, Tony N. Sì. Zana S. Va. Ma è tua la... Fatto. Sei venuto per correre o per fare una vacanza? Per correre e fare la vacanza. Timo ti avrebbe segato in due. Timo sicuramente. Però Timo non c'è, quindi. Allora, percorso lupo, vieni qua. Percorso più piatto di quello che pensavamo. Percorso molto piatto. Sì, ma è una figata. A me piace. Io non vedo l'ora che è venerdì. A me piace. Percorso da passistoli. Però a me piace. Panorama anche figo. Pecore. Classica gara inglese all'inizio, tutta su e giù. No, bellissima ragazzi, io... Curve strette. Ragazzi, in realtà fa veramente cagare, non c'è mezza salita, ci sono solo collinette, bellissima, pecore e colline. Bellissima. Posso dire, gara vera secondo me. Sì, gara dura. Vera. Gara vera. Verrà io sicuramente dura. Quando finisco ci metterò un'ora e mezza prima di riuscire a parlare, però è bellissima. Sempre di aria venerdì, so già che parti, prendi le ruote di quelli che vanno avanti. No. Devi star lì coperto. Farò questo, poi domani quanto, sera... Dimmi quanto starà coperto. Venerdì. No, domani sera Barry mi prendi, questo mi fai un bel discorso e io seguirò alla lettera. Poi c'ho il Marsi che mi dice che cosa fare. Ma sapete Cipollini c'è in categoria con voi o... No, è quella dopo. Cipollini, quella dopo. 56 anni. C'è comunque. Mamma mia, se si passa adesso oggi guardare. Adesso le pecore venerdì, le pecore sempre. La domanda di questa settimana è, mai c'è sono della regina? Esatto, quello voglio sapere. Adesso sale un po', Yuka. Mark Cavendish, il nostro Cav della Brianza. Adesso mangiamo. Non è impresa diretta, ma ridilla, Lupo. Quella delle se il tuo agente guadagna tanto, è perché tu hai guadagnato tanto, quindi non devi essere scontento che lui abbia guadagnato su di te tanti soldi. Da ne fa da ne. Allora, stamattina i corridori vanno punzecchiati, ma vanno anche viziati. Quindi stamattina ho preso il tostino caldo, gli è arrivato. Si è alzato, ho trovato il tostino caldo, la brioche, il tè, il limone, quello che vuole. Lupo beve, mangia toast, brioche, panno cioccolato, sì. Tè, limone e zucchero. Un'ora. Se si fa di più salirò in ammiraglia. Ma quelle robe lì te le danno tutto loro? Sì. Allora un'ora e poi... Oggi un'ora e poi salirò in ammiraglia.
gamba, cioè è tutto il giorno che ti lamenti per le gambe, però la volata... Abbiamo fatto due aperte per sgolfare le tubature. E adesso? Sembra di stare meglio, vediamo, vedremo. Mi piace stare al buio questi qui. Non tutta la luce è andata fuori, giusto. Secondo me i baretti beccati bellissimi tutti e due. Questo molto caratteristico. Solo ieri qualità top. Quello di ieri era top, qua ce ne sono già due finiti. Che sì, infatti. Lupo sicuramente avrà detto il contrario di quello che ho detto. Scusate, vi fa... Allora, guardami un attimo, in Brianza non abbiamo bar così. Meno male. Ma no, che tristezza. No, vi faccio vedere. Allora, prendiamo solo un metro quadrato. Abbiamo, parte il tuo caso, abbiamo un gioco di origine cinese probabilmente. Poi, ventilatori di dubbio gusto. Un'aquila di plastica fatta anch'essa dai cinesi. Un mongolo, nel senso che viene dalla Mongolia, attaccato a un filone, Radio Londra. Io vorrei dire una cosa, abbiamo con noi uno dei favoriti al mondiale, Julien Alaphilippe. È vero, e lo lasciamo lì. Ci sono anche le suore. Pesiamo troppo poco, cioè abbiamo visto quelli che sono passati, Belgi, UK, così. Siamo che pesa di meno, pesa più tanto. Occhio ragazzi, ma infatti siete tirati. Infatti? Sono troppo tirati. Guarda, di qua, di qua, a sinistra. Sinistra. Sì, 40 sterline. 29,38. Io ho pagato 40. E altri 29 euro. Mi beccate in dovuto. Questa si lascia? Dimmi tu. Bella per sì, perché bisogna essere giovani. Madonna al un colore diverso. No, Mattia, sono un tuo grande fan. Gente che fa il giro della Scozia e arriva a Perth solo per beccare lo SWAT. Nel senso di cosa, di percorso? Che non la faccio più in Italia in vita mia. Ah, perché? Tanto pacco gara qua, senza pannolate di maglie celebrative. Qua non ci danno cazzo. Ma cosa serve? Ma se uno viene a correre, serve che ti diano la maglia celebrativa, il pacco di pasta sotto marca, la bottiglietta di acqua San Benedetto, ma per cosa? Devo mettere un po'. Allora, Marci è andato al supermarket e pensa di entrare con un carrello della spesa. Ho detto, Marci, ma siamo in Scozia e domani dobbiamo fare salite al 2%. Una merda di vero. Due settimane in mezzo ai campi brasati che non c'è nessuno anche una margherita. Dai, adesso la Welt è diventata più figa del giro. Per me è presto era arrivare lì 20 minuti prima. Ah, ok, allora sì. No, 20 è poco. Ma domani è... Scusate un attimo, ma il primo a che ora parte? Quello che sto chiedendo. No, la primissima. No, prima ci sono le medie. Alle 9, no, la vostra è a che ora parte? Noi alle 10:40 partiamo. Prima vanno a fare la ricognizione il giorno prima, mi mandano un video. Allora, qui siamo a 10 km dalla partenza. Qui c'è una discesina, un ponte. La strada è un po' bagnata, bisogna stare attenti, ma qui partiremo. Tu dovrai essere in testa qui e portarci via in fuga. Il giorno dopo arrivo, proprio come l'avevano detto, sto qui mi fa, dai andiamo,
Timo non so come abbia fatto, perché penso sia l'unico scatto della sua vita per andare via, cioè non l'ha mai più fatto in vita sua. Io tipo ho fatto 10 minuti e non so quanto. Oh, prendiamo la salita, faccio ancora un chilometro. Oh, ma proprio una aperta, mi sono appoggiato al muro, ho girato la bici, sono tornato indietro. Sì, sì. Perché? Tutto da tipo, l'ho fatto. Cos'è che non ho capito? Aperta allucinante, ho collassato dentro per il muro, ho girato la bici e sono tornato a casa. Timo avrà preso cosa? 2 minuti sul gruppo. E il gruppo di testa l'ha preso in cima alla salita. Perfetto. Primi l'ha preso in cima. E ha messo, quando ha fatto l'instagrammata, Timo ha messo luogo. Porta del paradiso. No. Gerusalemme. Muro di Del Pianto, Gerusalemme. Pazzesco. Avremmo perso la gara dei VAT, ma non quella dell'apparenza. Cosa ti aspetti dalla tua corsa e come pensi di interpretare il percorso? Allora, ciucceremo ruote dal primo chilometro all'ultimo chilometro, perché è una corsa che è tutto un su e giù, non c'è un chilometro di pausa, non c'è discesa, non c'è salita, non c'è niente, c'è solo da menare dall'inizio alla fine, per cui per quelli come me stare a ruota, non dare mai un cambio fingendo anche di non parlare la lingua, e poi aperta ai 300 come ci insegna Gianni a Stoccarda e a Benidorm. Mamma mia, di spottare un mondiale di categoria negli stessi giorni che ci sono i pro, pazzesco, un sogno. Guarda, io non ho pedalato in Scozia perché la mia bicicletta non è arrivata. L'unica cosa che mi aspetto da domani è che il vento sia protagonista, riuscire a fare una corsa selettiva in cui veramente ci finiamo sulla strada, e poi mi auguro che qualcuno di noi porti a casa l'Iride. Alla corsa mi aspetto vitelli, soprattutto nordici, e secondo me molta meno pannolanza che le gran fondi italiane. La corsa sarà presa tutta. Dal chilometro zero, soprattutto la prima metà, veramente catena sempre in tiro, completamente tutta, e la seconda metà ci sarà finitezza, si cercherà di sopravvivere nei gruppetti, e per cui si proverà a star davanti, correre bene all'inizio per star nei gruppetti veloci, e poi ci si trascina all'arrivo. Spero che venga interpretata come una gara in circuito dal primo chilometro, perché è l'unico modo che ho io di salvarmi e che per divertirsi, diciamo. Allora, mi aspetto di vedere body di tutti i tipi, come ho già visto nelle edizioni precedenti, una atmosfera fantastica e una marea di belgi. Di Vinocoro posso solo dire che quando mi affiancherà per dirmi ti pago per farmi vincere la categoria, gli dirò no, non posso. Gaffo, ho bevuto questo, un sorso di questo lo faccio anch'io. Io ho fatto protocollo Gaffo, tutto quello che faceva lui io l'ho fatto. Se andrà male è sbagliato il protocollo. Gel è veramente buono, Marci, l'hai mai provato? No, fammi leggere. Aspetta, 2 in 1, carbo. Aspetta che lo mangio. Sì, Marcello, una puntina sale nutriente è un'ottima soluzione. Eccoci qua. Come oggi interpreterò la prima ora e mezza come se fosse un circuito. Per più si va veloci come velocità, e meglio è per me. Più si va lenti e peggio è. E poi mi staccherò quando la pendenza andrà oltre il 3,5%. Puttana. Mi staccherò. Però sono fiducioso. Nonostante, cioè, alla fine in viaggio ho messo su 2 kg, sono serviti. Ma veramente? Sabato.
Non sapere come si usi il cambio a 8 minuti dalla partita. Sì, non ce n'è uno che pesa sotto i 70 kg. No, ci avrei vergogna. Gaffo, ma non è riuscito ad andare via, probabilmente stiamo andando a recuperarlo. Era troppo easy, troppo piatta, cioè prima metà eravamo in gruppo, si andava a 100 watt, poi per fortuna dopo, quando il vento è girato, si andava un po' più forte, sono andato in via in fuga con altri 2 o 3, alla fine è stato tipo un centinaio di chilometri in fuga con altri 3, poi ci hanno preso dietro, ne è rimasta una ventina e il finale qua era tutto uno scattare, contro scattare, e alla fine ci ho provato 3 o 4 volte, magari ho fatto anche top 10, potrebbe essere, perché ho fatto anche la colata. Decimo. Ti viene 4, però abbiamo menato per andare via. Infatti, cioè, alla fine era anche bello finito qua. Però media? 41 e mezzo. Calcola che a metà avevamo 36. Però era tutto vinto contro andare in là. Oh, bella scritta. Ho fatto 2 km per prendere qua l'ultima curva, uno è volato, tipo ho fatto una sgommata, l'ho vinto l'ultimo. Adesso? Sì. Pazzesco. Non era simpatica come salata. No, ma poi, cioè ovviamente da 4 alla fine tutti sapevano che c'era, per cui erano tutti a menare con, cioè, sbandate destra e sinistra. Sì, lì voli da in aperta e vai vieni con la massima linea che gli serve. Finitezza. Puttana, hai fatto paura. Tranne un francese. Quanti navi davanti? Non lo so, perché sono saltato sulla salita. Però mi sono gasato perché sono riuscito a vincere, secondo la volatina del gruppo. Non è arrivato. Gruppo eravamo in 30. Ma non è arrivato mai, non è arrivato mai. Chi? Chi? Oh, ma te? E io sarei di volata a 10. Eravamo in 30. Ma che volato ho fatto? Partito hai! Hai 300 come Gianni. Follia. Ma va tutto solo il francese. Sì, ma dai, fino a metà, cioè non riuscivi neanche a pedalare. No, non capivo. Poi su quella salita là, dura. Mi sono staccato che ero a 3,50, non so proprio dove ero. Finito, sotto ogni punto di vista.
poi ho fatto il murettino, quello lì in centro, mi è scesa la catena, mi sono dovuto fermare a tirare su, la che merda. Dopo la gara. Solo pizza. Vai Marci! Eccolo! Follia! Più veloce che abbia mai fatto! Una sassata totale, continua! Cioè, pazzesca, veramente, adesso non so la media quanto è fatta, però ti giuro, mai fatta così veloce. E però spettacolare, passaggi nei paesi con delle cotte tipo delle salitelle invase dalla gente, veramente un'emozione incredibile. Poi arrivo qua con migliaia di persone, sono contentissimo. Aspetta che ti dico come fanno i veri amatori la media. 37 e mezzo. Beh, buono, come fanno buono. I veri amatori? 50 per entrambi. Se la tua volata facevi 22esimo, madonna. E mi hanno stretto tutto. Sei capace di farlo. E un minuto avanti avete il gruppo dall'11esimo. Grande, 34esimo. No, 32. 32. 4 ore 13 e a setta. Il quinto ha fatto 4 ore 10, era lì. Che cazzo, ma anche nella mia, il primo. No, no, sei caduto. 43, è caduto. Eccolo lì. Caduto. 43esimo. Il primo ha fatto 34esimo di donna. Mi sono caduti davanti. Sai all'ultimo strappo, quello lì che entri nel paese? Ah, quello con la salitella. Lì abbiamo trovato un po' di panno che si sono inchiantati tutti. Il crash? C'è stato il crash? Fammi una foto così. L'hai educata così. Bellissimo. Perché poi non me l'aspettavo. Cioè, poi svoltavi adesso, sembrava Isbu. Poi io ragazzi, la follia di avere lo SRAM, non ho tolto il padellone tutta la gara. No, io sì, tutta la gara. Io all'ultima. Tutta la gara 50. Oh lì. Ma lo strappettino ho fatto perché c'era Barry che aveva tirato il pezzettino prima e mi fa vai lupo. Barry come sta? Strappettino ho fatto una. Era al bar. Fermati al bar. Ho fatto una sparata assurda, arrivo in cima. No, erano al bar. C'è anche Mario. La catena fermata sulla catena a mano. Tutto il gruppetto che avevo staccato. Ma infatti io con l'incubo di far cadere la catena non l'ho mai tolto. Mai, mai fatta scena. Madonna, ma sempre a limare su sti gruppi la ruota. Adesso è arrivato da 160 km di limate. È una guerra. I primi 60 km. Io di fatti ti vedevo lì, ho detto adesso vado da lui. Hai visto quello che si è capottato? Ma si sono capottati in mille, ragazzi, cioè. Subito. Io ho detto. Sì, ma uno subito al terzo chilometro. Eravamo in un punto dove non è che andavamo troppo veloci, cioè si andava veloci ma non si pedalava forte. Mi avvicino un australiano, fa, uè, Italia, io, sì. Dice, di dove? Di Milano. Ah, ok, tu australiano, sì, però c'ho un'azienda in via Brera a Milano. No. Ho detto, ma di che cosa? Di solari per il sole, di creme per il sole. Ho detto, non ci credo. Ma sulla finish line, colpo di reni per poter uno la finish. Bello, il primo pezzo è troppo facile. Sì! Questa parte. Follia. Bellissima. Mi sembrava ci fosse troppo silenzio nella tua chiamata. Gara bellissima. Una figata atomica. No, dove? L'ha finita. Sono andato dentro in un bar. E era un po' finito. In un bar e mi fa, vuoi una coca media o grande? Ma che domanda è? Ma Kaiser è arrivato o no? No, ma pelle d'oca, pelle d'oca, pelle d'oca, pelle d'oca. Quando si entra così, bellissimo. Tutta la gente con le bandiere. La prima pazzesco. Gara vera che abbiamo fatto. Pazzesco. Prima gara vera che abbiamo fatto. Andiamo verso il campo. Kaiser. Bene, gran gara. Giornata top. Gaffu a tipo metà gara, chilometro 60-70. Mi fa tipo...
se rimaniamo così fai tu la volata. Volevo prendere una borraccia e lanciargliela dentro nei raggi. York 2022. La borraccia, non ti do la borraccia, dobbiamo deciderle prima ste cose. Oggi arrivo in corsa, becco il lupo, dopo due secondi mi fa: hai un gellino. Io ero finito, no, non ho detto completamente finito. Ho tirato fuori il gel, intanto che ne ho tirato fuori uno, mi è caduto anche l'altro e glielo ho dato subito. È caduto anche l'altro e sei rincoglionito. Punto uno. Punto due, io non ho detto: Carlo, mi dai un gel. Ho detto: puttana, ho portato troppi pochi gel. Non giro la frittata. Comunque ringrazio il presidente che di sua spontanea volontà mi ha dato un gel. Sottolineo il fatto che il presidente era in giro a pascolare per le colline scozzesi e l'ho trovato in gara. Non è che era al 20° chilometro di una gara dove poteva far bene. Chiusa parentesi, c'è differenza. Allora, comunque, io non mi sono allenato per sta gara. Comunque ringrazio il presidente che mi ha dato il gel. Gran gesto da presidente. Mi sono staccato e ho detto: piuttosto che fare come sti tarati che sono in due a tirare e andare avanti così, aspetto il gruppo di quelli dell'età più dei vecchi, di quelli più vecchi di me, così c'ho un gruppo più veloce. C'era dentro il lupo. E è stato, sì, è una situazione. Lui mi ha chiesto i gel. E dopo gli ho detto: dai lupo, gli ho fatto anche tipo un minuto e mezzo anche a tirare. Chiaro. Ma è una situazione ben diversa. A New York la borraccia mi è stata chiesta al chilometro 20 di una gara dove puntavo a fare top 50. Sei arrivato ultimo. Ma che cazzo dici? Ma sei arrivato due ore dopo i primi. Ma dai. Cazzo dici? A New York due anni fa avrò fatto 60°. Ho fatto 60°. Yuk, lupo. Mio padre mi ha detto che sono stato bravo oggi. Mi sono fermato in un bar, gli ho finito tutti i cioccolatini, mi ha dato non aveva niente da mangiare, mi ha dato le noccioline, ho aperto il coso delle noccioline e mangiavo noccioline. Mi fa: voglio one coke, Pepsi. Ah, ok. Half o pint. Ma cazzo, ma dammi pinte, ma mi vedi che sono una mummia, dammi sta cazzo di pinta. Ah, te la sei fatta una birra? Ma che no, una birra, una coca. No, perché dicono half pint, la pint intendono la ton. Tony, di qualcosa della tua gara di oggi. Gara, evento bellissimo. Adesso il pensiero va al 2024, perché un'altra cosa così la voglio rifare. Cazzo, cadere così come un cazzone. Kaiser, ci stava. Sai cosa mi ha detto? Ci stava, è tutto l'anno che ti giochi i jolly e oggi devi cadere. Ma mi sono caduti quattro davanti. Kaiser, sai cosa ha detto? Mi fa: non riuscivo a passare, era troppo stretto. Oggi figa, oggi sì, ma la gamba c'era, ma non avevo spazio per passare, per andare davanti. Follia, versi problemi nel 2023. Kaiser, fai un commento alla bici di Luca, dai. La bici Luca, la tua bici va a cagare. No, ma col 48, i primi 20 minuti di gara ho detto: cioè, adesso io spero che Kaiser abbia girato la bici. Sempre dietro, a una certa mi giro, ero ultimo. Ultimo. Come ultimo? Sempre cazzo? Ultimo, sempre. Dove ultime 10. 48? Ero. Sempre ultime 10. Poi appena è iniziato ad andare su, ho fatto un'aperta e sono andato a metà gruppo. E poi quando ho scollinato, ho visto che il gruppo si era spaccato, ho visto i primi lì in fondo. Facendo che abbiamo avuto un'imbeccata perché i nostri contatti ci hanno avvisato che ci sono porno pro sulla strada per Glasgow e quindi piccola sosta. Cosa facciamo? Non andiamo, ma cosa fai? Cioè, ma follia.
allora forse quello del numero 20. Regalata al CEO di Vitellanza per la pista, questo da CEO che è stato licenziato dai suoi stessi dipendenti perché è dimagrito troppo, ma no, perché non pensa più a pedalare. Adesso guarda, camminare con di fronte al Celtic Park è incredibile. Madonna, che agitazione! Madonna. Let's go, Ireland. Bellissimo, ci sono delle scarpate mai viste. Sembra un cartodromo. Kaiser è cosa fuori. Sembra? Un cartodromo. Dopo due minuti Kaiser era 900 watt su di qua. Abbiamo fatto la ricognizione, Kaiser davanti, Lupo dietro e Renko, non l'ho detto ma Renko... Woo!
il bus della Lotto. Io voglio solo chiedere a Campenaar se ha preso il Como oggi o no. Poi si discuteva, no, gara giusta, dai, no. Sì, primo, d'altronde con in squadra una prima donna, o corri per la prima donna, o è tutto un disastro. Remco è arrivato felice, è arrivato felice come ha detto il Kaiser. Era solo qui per mettere zizzania nella squadra, non gli fregava niente portare a casa l'Irine. L'importante era far perdere un compagno di squadra. Ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Das wird ganz schön lecker. Soll ich dir kann mal schaut da rein. Sie sind mal faul, so wie gesagt. Ja, die nehmen wir an. Ja, auch gedacht, auch gedacht. Ich bin proprio creativo. Il problema è che la scarpa della Lidl fa veramente cagare. Yes. Thank you, Remco. Grande Remco. Grande Remco. Thank you. Sapevo che non è che puoi inventarti le cose, ma c'è gente che fa solo quello. Eh sì, cazzo. C'è quella roba lì? Malino. Perché? Cioè, non è che ho fatto. No, beh, cioè è andata come pensavo, non è che. Però... Beh, ma cazzo, se l'hai messa tutta buona. Gente... Cioè, quello devi fare. Sì, sì, sì. C'è gente che ha bella paura. Crono sono. Ma ti passo 20. Quanto tempo è? Ho fatto 28 e mezzo, 40, pazzesco. Quasi 48. Madonna, 48 e media con la salita che c'era. 3,80. Comunque hai recuperato l'italiano di brutto. No, sì, il norvegese mi ha passato. Chi è che ti ha passato? Il norvegese, che adesso è il miglior tempo. Vabbè, ma ci sono dei vitelli. 30 minuti a 380 watt. Eh sì. Madonna. Sì, sì, no, ma cioè alla fine ho fatto... Metti 20 watt in meno di quello che farei sulla bici da strada. Però cioè non è che... No, vabbè, ma che c'entra? Dammi qua. Con una che posizione c'entra? Arrangiata. Dimmi una cosa, sì. Vuoi una coca? Te la vado a prendere? Cosa vuoi? No, bevo la furgone. Recap della trasferta. Dai. Dai. La vacanza. Ragazzi... Sta filmando.
Siamo live. Siamo live. Stiamo per tornare dalla vacanza. Abbiamo fatto turismo una settimana. Alla fine abbiamo capito che abbiamo le braccia troppo lunghe, vero? Sì, il problema principale è quello, bisognerebbe segare via metà braccio. No! Sì, per essere più aero. E poi vabbè, lavorare sui dettagli. Dettagli, assolutamente. Ma io ieri vedevo un base layer, gente di 60 anni che si preparava al base layer aero. Cioè, ma robe non hai visto. Sotto come i danesi, pazzesco, fantastico. Assurda la gara di pro, vabbè, VDP ha fatto un numero incredibile, ma è stato un mondiale, secondo me, percorso bellissimo. Il percorso così è veramente top per un mondiale, soprattutto da vedere, perché sei sempre lì, passano tante volte e poi hanno fatto dei valori, cioè hanno fatto normalizzate su qualcuna. È stato durissimo, sono arrivati tutti deflagrati, quindi chi dice che il percorso era brutto non ha capito un cazzo di ciclismo, secondo me, perché era proprio bisognava avere tutto, motore, capacità di guidare la bici, aperte brevi, resistenza, perché è una gara di 7 ore, c'era proprio l'essenza, infatti ha vinto il più forte dell'anno, anche io stifavo Wout, però VDP ha fatto male. Però VDP, concludiamolo così. Con tabloid inglesi. Il ritratto del viaggio. Thank you very much. Perché praticamente VDP quando si sono fermati perché ci si erano inchiodati, si erano cementati le mani nell'asfalto. VDP gli scappava. Allora è andato da questo signore. Ma è vero? Sì, che gli ha aperto casa e lui adesso è diventato famoso perché praticamente adesso ha il bagno più famoso di tutta la Scozia. Ma poi non solamente lui. Allora, trasferta finita, siamo appena arrivati, il Lupo sta partendo adesso, ha ritirato la bici, quindi siamo riusciti a portare su la sua bici senza che dovesse smontare la sella per non avere problematiche con la messa in sella in gara, quindi 40 ore totali di furgone per non spostare la sella del Lupo. Poi è andato, abbiamo giocato un jolly in dogana in Svizzera perché volevano darci tipo 15.000 euro di multa perché non avevamo i documenti delle bici, però dai, è andata alla grande. Magari non avete visto tante robe, tanti frame della gara della cronometro, perché come in ogni trasferta SWAT c'è troppa intensità in alcuni momenti e sfasiamo. Io non potevo correre perché, questo devo dirlo, potevo usare Campagnolo un giorno e quel giorno non è andato un cazzo di Campagnolo, quindi la bici è stata ferma. Però per il resto, trasferte dove prima si impara a vivere e poi si impara a pedalare nello SWAT. E anche questa trasferta ha dato i suoi insegnamenti. Non sono trasferte tranquille. Per chi verrà in futuro, per chi avrà possibilità di girare con noi, chiedete al Marsi, cioè ogni 5 minuti c'era qualcosa da fare, c'era una gara da vedere, uno spostamento da fare, una casa da andare a aprire. Si vive di intensità e Glasgow è stato un mondiale il più bello, come ha detto anche il Kaiser, anche perché abbiamo avuto la possibilità di correre anche noi. L'anno prossimo non saranno insieme, ci sarà un mondiale in Danimarca, speriamo di qualificarci e lì sarà ancora più bello. Il mondiale dei pro invece sarà a Zurigo. E dicono una roba panno, iscrivetevi al canale, cliccate qui sotto. Cos'è?